Su di giri, amici sportivi, e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete: vale davvero ancora la pena per la WWE stare sotto scacco ai comodi e alla voglia di Brock Lesnar? È un quesito interessante e vi invito subito a rispondere qua sotto nei commenti con dita roventi, perché è difficile. Cioè, di primo acchito replicherei: non lo so. Non lo so, nel senso che non ho dei dati matematici, economici certi per dire fanno male perché in un altro modo potrebbe andare meglio. Purtroppo non avrò mai la controprova e nessuno ce l'avrà perché non viviamo in realtà parallele, alternative, tra le quali possiamo balzare per fare raffronti. Di certo c'è che Brock Lesnar come campione universale ha portato a situazioni effettivamente negative. Innanzitutto c'è la paralisi della scena massima. Raw è senza campione per buona parte dei suoi episodi settimanali e anche per alcuni pay-per-view. E il fatto che gli atleti nello show rosso combattano bene o male per dei titoli secondari, ma il più delle volte, se non c'è una bella storia a supporto, combattano per niente in palio, intendo, beh, sicuramente danneggia alla lunga l'interesse narrativo verso il programma. In più, quando Brock combatte ormai da almeno 8-10 mesi, beh, i suoi risultati sono scontati. WWE ha investito un anno di narrativa per portare Brock Lesnar, sostanzialmente campione a WrestleMania, e per rendere la F5, la sua mossa migliore, quella più iconica tra quelle legate a Brock Lesnar, per rendere la F5 quasi una sentenza. Di modo che a WrestleMania, chiunque andrà contro di lui, probabilmente Roman Reigns, potrà generare una grande sorpresa resistendo almeno ad una F5. E poi, nel caso Roman dovesse finalmente sconfiggerlo, si sarà chiuso quel ciclo narrativo e di Brock Lesnar del suo futuro si vedrà. Questa è la linea al momento palese, evidente che la WWE sta cavalcando. Insomma, non credo di aver dato anticipazioni indesiderate, anche perché gli spoiler sul futuro non posso darli, non si sanno. Però è talmente sotto al naso di tutti che si stia scrivendo questo arco narrativo ormai da quasi un anno che non posso fingere che non esista. Quindi tra i negativi c'è una cosa che sappiamo già come va a finire. I match di Brock Lesnar sono sempre quelli e sono spesso accompagnati nelle settimane precedenti da promo noiosi e ripetitivi, promo intendo i discorsi di un Paul Heyman che sembra un disco rotto e che francamente quando lo sento parlare a Raw mi annoio pesantemente, ma proprio tanto. E penso tra me e me, spero che a casa non stiano cambiando canale, perché per 10-15 minuti ci sentiremo dire cose che abbiamo già sentito ripetutamente dalla stessa bocca, cambia soltanto il termine finale dello sproloquio, che è il nuovo avversario di Brock Lesnar. Però c'è anche il fatto che quando Brock Lesnar combatte c'è quell'atmosfera da big match che spesso manca. C'è di fatto che quando Brock Lesnar combatte c'è gente tra il pubblico che canta il suo nome. A volte perché contro ha gente forse poco tifata, a volte perché fa figo tifare Brock Lesnar. Le sue magliette e il suo merchandising vanno. Brock Lesnar è un nome che buca lo schermo, del quale i media parlano volentieri, visti i suoi precedenti nelle arti marziali miste, visto anche il personaggio molto sopra le righe. Brock Lesnar genera interesse, genera pubblicità. Quando in America dici Brock Lesnar, tutti sanno di chi si tratta, anche coloro che non seguono il wrestling, anche e soprattutto coloro che non seguono il wrestling e che WWE cerca di targetizzare e di attrarre a sé anche per dei viaggi di breve durata, anche solo per qualche mese o anche solo per qualche incontro durante il calendario annuale. Quindi c'è da dire che ci sono anche dei positivi su Brock Lesnar e gli ultimi bilanci della compagnia, tutto sommato, malgrado stiano facendo grossi tagli in più comparti per renderli il più possibile verdi questi bilanci, devo dire che comunque i dati fiscali della WWE dipingono una federazione in buona salute. Quindi è per tutto questo che vi dico non so. Io, che sapete, vorrei sempre belle storie nuove, scenari differenti, una situazione mutevole, perché la consuetudine inceppante è il male principale del wrestling. Ecco, chiaramente sarei portato a dire: beh, in effetti,
stare sotto i suoi comodi, a stare sotto scacco, come dice la domanda, forse non ne vale più la pena. Vorrei una situazione fluida, in movimento, sempre votata al. Vediamo come mi sorprendono, però dall'altra parte sono conscio che bisogna fare anche dei conti con dei bilanci e con degli indici di popolarità, di gradimento, di acquisti, di interesse, soprattutto tra i casual, che Brock Lesnar evidentemente in qualche modo riesce ancora a migliorare. Proprio per questo mi sento di dire che non so, Michele Posa, il fan, ti direbbe no, non vale la pena. Spero che finisca la svelta, anche se almeno fino a WrestleMania ce l'avremo, il regno di Brock Lesnar. Il Michele Posa che capisce il business del wrestling dice: aspetta un attimo, effettivamente se è stato messo in quel ruolo, se è ancora campione, se ha avuto un arco come campione con tutti i negativi che vi ho raccontato e continua a rimanere tale, vuol dire che dall'altra parte, sull'altro piatto della bilancia, ci sono dei positivi che quei negativi li compensano e sono quelli legati al mercato che vi ho sintetizzato così a grandi linee poco fa. Per questo vorrei sapere la vostra opinione, perché è chiaro che io sono combattuto, non posso essere viscerale nel rispondere a questa domanda perché conosco bene anche quello che c'è dietro le immagini televisive. Quindi voglio sapere voi, attraverso la vostra sensibilità e la vostra conoscenza del wrestling, come giudicate la cosa. Magari quelli che sono più tifosi mi diranno che gli fa schifo, che non vedono l'ora che finisca, quelli che invece sono un po' più studiosi di quello che c'è dietro mi diranno che vabbè, effettivamente la pensano un po' come il Michele Posa arguto, che dicono ok, bisogna mangiare anche la pastina per poter poi arrivare al dolce, mettiamola così. Però ecco, sono molto molto interessato alle vostre opinioni, quindi perdonatemi se oggi vi sembrerò un po' blando o diplomatico, ma credo che la miglior risposta la possiate e la dobbiate dare voi. Di conseguenza, dita roventi, qua sotto, dateci dentro. Con educazione, mi raccomando. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto sempre e solo qui a Chiedi al Bardo. Ciao!